In diretta con Santa Catesi nel Monte e la nostra amica Luciana. Luciana. Dunque Luciana, tu sei nata a Santa Agata di Puglia. Esatto, il 29, il 31-47. E dopo sei partita a... Sono partita nel 61. Sei partita dove? A Torino. E perché sei partita a Torino? Perché c'era mia sorella che... E tu eri giovane, sei giovane. Esatto. Che età avevi quando sei partita? 14. A 14 anni? A 14 anni sono partita per Torino e c'era mia sorella, mio fratello a Torino. Quando sono arrivata mi è piaciuta talmente tanto la città che Sant'Agata l'ho dimenticata. Oh. Subito. Non volevo più tornarci neanche... Per quale ragione? Quale ragione? Perché mi piaceva la città, perché mi piaceva essere libera, perché stavo bene. E i genitori? E i genitori? Allora, mia mamma era mancata nel 60, per quello io sono partita nel 61. Mio padre si è risposato e allora mia sorella Maria, la più grande, che aveva già 20 anni, perché ci togliamo giusto 7 anni con mia sorella, se n'è andata perché non approvava quello che mio padre si disperasse. Se n'è andata a Torino. A Torino e i miei cugini, eccetera, è stata ben accolta e poi è nato mio fratello, si sono preso una casa per conto loro, una grande città come Torino. Nardino, cosa prendi? E non hai pensato di ritornare a Sant'Agata? Non ti è venuta l'idea? Mai. Dopo 60 anni sono tornata che dopo 30 anni. Sono stata una settimana con mio padre, eccetera, e poi sono ritornata adesso che sono passati i 60 anni. E tuo padre non ha tentato di venire a Torino a prenderti per portarti a Sant'Agata? Ma sì, una volta ci ha tentato, ma io dopo 2 giorni me ne sono andata di nuovo da mia sorella. Sei partita e non poteva trattenermi. Dopo quando sei arrivata a Torino, il mondo del lavoro, perché hai lavorato, certo, hai cercato un lavoro. Certo. Come l'accoglienza, come hai risentito l'accoglienza dei torinesi, mettiamo? Va. Benissimo. Sì. Mi sentivo tutta a mio agio. Ah. Stare nella grande città mi sentivo a mio agio. Beh, il problema, i terrori, avevi sicuramente un accento all'epoca. Certo. Non parlavi piemontese, perché no. Si sentiva subito che non eri piemontese. Esatto. Quando mi dicevano Terrona, facevo di tutto per superare quel momento così critico, perché non mi piaceva essere chiamata Terrona, non mi piaceva sentirmi meridionale, non mi piaceva. Non è assunto, allora, se sei nata a Santa Catesi, sei nata meridionale, bisogna assumere, io dico, oh, e allora, sono meridionale, e allora? Ecco, e allora? Prova che io non... Non ho mai reagito, mi è piaciuta la grande città e ancora oggi non lascerei mai Milano per andarmene né al mare né in montagna né da nessuna parte. Io la grande città come Milano, che poi ho vissuto 50 anni e già che sono a Milano. Ah, d'accordo, dunque la prima tappa è stata Torino e la seconda tappa Milano. Ah, che d'accordo. Sono 50 anni che sono a Milano. Che tu vivi a Milano? Che vivo a Milano. A Milano stesso. Proprio Milano. Dunque per te Sant'Agata è stato un ricordo piuttosto passivo che attivo. Sì, è vero. Un ricordo così. Senza interesse. Senza interesse. Ancora oggi che vivo a Sant'Agata nessuno mi ha riconosciuto. Neanche. È 30 anni, 30 no. Anni. Se sei rimasta fuori 30 anni senza venire a Sant'Agata, come fanno a riconoscere? Nessuno, ma neanche l'amica che ci ho giocato insieme. Se non gli dicevo Teresa, per esempio la sorella di Tony Sant'Agata, sono stata molto amica perché abitavamo vicino di casa. Sì, sì. Eppure anche lei non mi ha riconosciuto se... Come io non ho riconosciuto nessuno, ecco. Neanche Generosa che abitava
che la, è più piccola come mia sorella, che non la facevo giocare, quando si avvicinava gli dicevo vai via perché era più piccola. Eppure oggi nessuno mi ha riconosciuto, però sono orgogliosa di essere Sant'Agatese, sono orgogliosa oggi sono orgogliosa di essere Sant'Agatese, sono orgogliosa di tornare al mio paese, se mi è possibile comprarmi anche una casa a Sant'Agatese. Vedi il cambiamento, come si sviluppano le cose. Per un primo tempo Sant'Agata non ti interessava per niente e poi piano piano sì, sei arrivato quasi a dire amo il mio paese. E per 40 anni niente. Più di 40 anni. Stare 40 anni. E cosa? Cosa mi spinge? La mia infanzia, la mia prima gioventù, che fino a 14 anni, insomma, ero abbastanza. 14 anni, già tre quarti d'ora. Ecco, 14 anni, oggi come oggi, che sono tantissimi anni che sono via dal mio paese, ci ritorno volentieri, ci ritorno con amore, con piacere di farmi riconoscere, di far sapere chi sono. Dunque la cosa principale che ti spinge a venire a Sant'Agata piuttosto una certa riconoscenza. Sì. Cerchi a essere riconosciuta da quello che avevo, da quello che hai lasciato, da quello che, da quello lasciato, che hai lasciato, sì, a 13-14 anni. Oggi hai risente la possibilità di l'amore di tornare al mio paese, l'amore di essere Sant'Agatese, l'infanzia dopo averla abbandonato per 40 o più di 40 anni, sì. Sento il piacere proprio di. È una bella, è la cosa che ti, non sei riuscita. La cosa che ti ha fatto piuttosto male, diciamo, che nessuno ti ha riconosciuto quando sei arrivata a Sant'Agata. Nessuno. Io ho riconosciuto Gerardo, quel ragazzo lì, per via di Facebook. Io ho riconosciuto Sant'Agata per via di mia nipote in Olanda. Mia nipote riceveva le fotografie di Sant'Agata. E te le mandava? E me li mandava. Un certo momento io gli ho detto, scusa, ma perché non mi fai conoscere chi li manda a te? Mm. E lei mi ha fatto, ma è iscritta a Sant'Agata. Sant'Agatese nel mondo? No. Mi ha iscritto. Ecco qua, c'è un altro sito, no? No. Sant'Agatese nel mondo. Sant'Agatese nel mondo. Sant'Agatese nel mondo. Ce l'ho qui, sì. È stata Catesi del Mondo dove Nardino. Sì, Nardino. Mm-hmm. C'è anche su Facebook Nardino. Certo, e allora è lui. Sì. Vedi, anche lui. Se non gli dicevo chi ero, mica sapeva chi ero. Vero? E adesso tutti lo sanno, vedi? E adesso tutti. Da questo momento, Luciana. Sì. Luciana è di famiglia. Perché io Luciana mi sono. E la famiglia Luciana. Colotti. E tuo padre Colotti era, Giovanni. A Sant'Agata che era il suo lavoro. E il lavoro di mio padre era capo dei vigili urbani. Dei vigili urbani. E che aveva il soprannome, no? No? Sì, ce l'aveva il soprannome. E come si soprannome? Scialibba. Ah, Scialibba. Ah. Non mi vergogno a dirlo perché mi fa piacere. Abbiamo cioè, tutti il soprannome. Mi fa talmente piacere essere qui nel mio paese che ci ritornerò. Magari. Dunque, come dicono anche in Francia, non è mai troppo tardi per fare bene. È vero, non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi. Dunque, dopo tanto, tanto tempo sei riuscita. Ad apprezzare Sant'Agata e tutti i Sant'Agatesi sono stati tutti cordiali, specialmente anche i vigili urbani, perché la nostra strada via Secondo Bastione era talmente sporca, ma talmente sporca che io è bastato dire ai vigili che era sporca, l'hanno pulita immediatamente. Positivo. Tutto positivo trovato.
Bene, bene, penso che Luciana ci ha raccontato questa piccola chiacchierata che abbiamo fatto insieme, ci ha raccontato un po' a che punto si può ritornare. Ecco, il sito che sono scritta io è Io amo Sant'Agata. Io amo Sant'Agata, che non lo conosco. È vero? Sì, io amo Sant'Agata. E perché hai finito per amare Sant'Agata? Come sì. Sei partito non amavi Sant'Agata? Sono partita che lo odiavo, sono tornata che io amo Sant'Agata. Benissimo, allora ti ringrazio di questa l'ho piccola chiacchierata che abbiamo fatto insieme e ti auguro di ritornare spesso a Sant'Agata. Ah, come minimo, adesso tornerò ai morti, perché c'è mia mamma, tornerò ancora la possibilità di acquistare una casa. E la possibilità, no, la possibilità c'è. C'è. Devo cercare la casa che mi piace a me. Benissimo, brava, grazie di averci dato questo qualche minuto. Certo, io amo Sant'Agata. E beh, amo Sant'Agata. E va bene, grazie. Va bene? Ciao.